Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di, di Mattino Seine questo mercoledì 13 giugno. Siamo pronti per andare a vedere eh, le principali notizie della nostra regione, ma non solo, eh, anche, sia sulle testate di Casa Nostra che anche sulle testate eh, nazionali. Chiaramente. In questa prima parte, come di consueto, spazio alle prime pagine, alle vetrine dei quotidiani. Partiamo con le quattro edizioni eh, del Centro. Con l'edizione di Pescara che eh, apre con la Riviera senza auto e il no dei balneatori. 40 operatori contrari alla pedonalizzazione eh, nei eh, weekend. In alto, questioni nazionali. Governo Conte. Eh, scelti i sottosegretari, l'unico abruzzese è il eh, pentastellato Gianluca Vacca. Eh, altro box, in alto la regione spende 873 mila euro per curare immigrati clandestini e l'Abruzzo chiede il rimborso al governo. Eh, nella fotonotizia, una questione che purtroppo non ci riguarda, domani scatta il mondiale, oggi inserto di 8 pagine all'interno. Del quotidiano Il Centro di Russia 2018. Insomma, purtroppo non ci saremo. Quello che ci interessa invece più da vicino è quello che leggiamo nelle cronache. Incidente a tocco, Caterina muore a 25 anni. Gravi i suoi tre amici. La vittima, la vedete, Caterina eh, Pettinella. Eh, altre notizie, eh, sempre di spalla dall'altra parte: eh, rassegna l'incantesimo di Harry Potter. Arriva su eh, Chietiscalo, ma Vediamo eh, sotto la fotonotizia, salvate le guardie mediche. In consiglio regionale è approvata la legge che sblocca le indennità. Eh, sempre a Pescara, Caffè Venezia sfrattato, chiude lo storico locale. E poi i calcoli, flat tax, paga di più chi ha meno reddito. Eh, e poi parla l'economista Mauro Abruzzo per l'Istat. L'occupazione eh, cresce. Cambiamo... Eh, non quotidiano, ma edizione. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto che cambia ovviamente il titolo e dedica l'apertura alla settimana mozartiana che è al risparmio. Chieti torna alla manifestazione, ma è giallo sulla direzione artistica. E poi vediamo che cosa cambia. Ovvero i box nelle cronache: Canosa Sanneta, Ragazzi Morti. Eh, oggi l'autopsia, domani l'addio. Leggiamo anche eh, rapidamente eh, l'introduzione del pezzo. Aveva chiamato i genitori avvisandoli che stava tornando a casa dicendo loro che una volta rientrato avrebbe voluto mangiare qualcosa perché non aveva cenato. Sebastian Bogdan Draga, 19 anni, non avrebbe mai immaginato che quelle sarebbero state le ultime parole rivolte alla mamma e al papà prima di essere travolto sulla moto da un'auto. Questa mattina autopsia sul giovane, su Lorenzo Polidori, 26 anni anche lui di Tollo. Funerali di Polidori dovrebbero tenersi domani in paese. Chieti sempre, comitato via, arriva lo stop per il centro commerciale, In, sempre a Chieti il vescovo Forte cambia i parroci nella diocesi, per il resto come vedete la pagina è eh, simile, eh, andiamo sull'edizione di Teramo, ovviamente qui eh, l'apertura è dedicata alla politica perché tra poco meno di 14 giorni ci sarà il... Ballottaggio a Teramo per il sindaco. Morra d'Alberto e subito scontro tra eh, i due che si sfideranno proprio eh, nel ballottaggio. Sfida dialettica sul rinnovamento della giunta. Poi vedremo eh, di che cosa, entreremo proprio nel dettaglio. Una. Questione che riguarda un, un ex sindaco di Teramo come Gianni Chiodi, anche ex governatore ovviamente della regione Abruzzo, rimborsopoli regionale assolti gatti e chiodi. Assolti con rito abbreviato dal GUP Tribunale di Roma, Bernadette Nicotra, perché il fatto non sussiste. L'ex presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi, e l'ex vicepresidente Alfredo Castiglione, l'ex assessore all'istruzione. Paolo Gatti al termine del processo per la cosiddetta rimborsoboli abruzzese, i tre ex esponenti della Giunta regionale erano accusati di peculato e nel caso di Chiodi e Gatti anche di truffa aggravata per l'uso, ricorderete, dei, delle carte di credito regionali, dunque assolti eh, questi esponenti a cui erano contestate eh, queste, eh, dei rimborsi, evidentemente che non, eh, non dovevano percepire che invece si è chiarito, è stato tutto regolare. Ospedale Mazzini arrivano quattro nuovi primari, ovviamente siamo al nosocomio di Teramo a Giulianova, bilanci, la corte dei conti, striglia, il comune andiamo sull'edizione aquilana del centro università, nuovi corsi per il rilancio, l'Aquila, offerte formative in aumento per frenare il calo delle Iscrizioni nelle cronache addio all'insegnante. Muore a 46 anni. Avezzano piange Mi Milena Milena Bruni. Scendiamo in basso Capistrello. Sangue infetto al neonato paga lo Stato. Altra notizia in basso che riguarda Sulmona, movida violenta, più controlli, soprattutto come vedete nel weekend. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sul Messaggero. Ovviamente eh, la pagina, la prima pagina eh, regionale. Incidenti, tre morti in due giorni. Eh, tocco da Casauria, auto finisce contro muretto di pietra. Impatto fatale per la ragazza che vedete, Caterina Pettinella, a canosa sannita, accertamenti psicofisici. Sul barista, che nello schianto ha ucciso. Due giovani. E come vedete a Lanciano, la rissa stradale finisce addirittura a sprangate. Anche qui di spalla ritroviamo eh, la questione rimborsopoli. Assolto a Roma l'ex presidente della regione eh, Gianni Chiodi in alto. Tutta la parte sotto la testata è dedicata allo sport. Partendo dal volley a due, colpo sieco. Ad Ortona arriva il tedesco. Christoph Marx per il futsal. Ovviamente l'acqua e Sapone dopo il tricolore aspetta il sorteggio in eh, Champions. Dopo la vittoria dello scudetto dell'acqua e Sapone Calcio a 5. E poi Pescara Sebastiani annuncia: Pillone e repetto hanno eh, firmato. Il presidente del Delfino puntualizza. Che però sono in corso trattative per la cessione della società Leone a Roma per discutere il rinnovo di Macin. Scendiamo in pagina per la politica PD e Forza Italia. Dalle urne segnali di risveglio. Nessun apparentamento lega 5 stelle, si vota per il ballottaggio il 24 giugno e si voterà a Silvi e a Teramo. In questo caso, le sfide saranno tra centrodestra e centro sinistra. Siamo a Pescara, bimbi intossicati, carabinieri in comune, acquisito eh, l'appalto e il contratto mensa scuole. Si allarga l'inchiesta sullo scandalo di 200 bambini intossicati Lo ricorderete qualche giorno fa nelle mense scolastiche di Pescara, ieri mattina carabinieri forestali hanno fatto un blitz in comune. E poi in eh, basso siamo a Teramo nafta e toluene dal rubinetto e allarme alluminio e idrocarburi nelle acque potabili di Casemolino in provincia di Teramo a distanza di quasi un mese dai casi di malori con un ricovero denunciati dagli abitanti. Il messaggero LASL rende noti gli esami condotti eh, sull'acqua del rubinetto di Castellalto, il risultato porta alla luce eh, oltre a ribadire la torbidità, lo sforamento preoccupante di alcuni parametri come quello dell'alluminio superiore ad altri elementi. Visto che siamo a Teramo eh, andiamo sulla prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo, l'apertura è dedicata al caso Rimborsopole, assolti, chiodi e gatti, non utilizzarono le carte di credito della regione per spese personali, prosciolti con formula... Piena, uh, incidente sulla Teramo Mare, assolti i tre rumeni, nessun colpevole per il camionista carbonizzato. Uh, due box, violenza sulle donne, a processo per le botte alle compagne. E poi a Giulianova, tassa turistica, una zavorra per le attività. Ma ovviamente, come vedete, la foto centrale divisa in due, Teramo al ballottaggio... Morra e D'Alberto alla prova accordi, si parte dal 34,63% di Gian Donato Morra e dal 21,13% di Gian Guido eh, D'Alberto. Il commento di Marcello Maranella, continuità o discontinuità? Vedremo. Eh, elezioni amministrative, ecco i possibili consigli comunali nei 10 comuni del Teramano, ovviamente dove si è eh, votato. E la novità? Eh, al voto la preferenza di genere anche alle regionali. In basso per il calcio, Teramo tra i pali spunta il nerazzurro. Marco eh, Pissardo, portiere della mh, Primavera dell'Intera, Roseto, petizione anti Bagordi in piazza Dante. Eh, vediamo adesso le prime pagine delle testate nazionali per vedere anche altre notizie. Ovviamente in primo piano. C'è lo scontro sulla questione migranti tra Italia e Francia. E allora partiamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Italia e Francia, come vedete. Da Macron accuse di cinismo sui migranti, Conte risponde ipocrisie. E ora il vertice tanto declamato è a rischio. Eh, critiche anche da Madrid e oggi da Orban. L'ungherese Orban. Navi italiane porteranno a, Valen a Valencia 500 dei 629 Dell'Aquarius, il commento di Paolo Lepri, la tela strappata e eh, l'intervista esclusiva al ministro dell'interno Matteo Salvini. Sta nascendo un asse con i tedeschi. A centropagina la foto dell'incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump, stretta di mano storica per la pace, faccia a faccia di 40 minuti firmato un accordo con il, contro il nucleare, l'analisi di Massimo Gaggi, così Donald eh, cavalca il disordine, ma in basso si torna sulla questione, sullo scontro Italia-Francia, il caffè di Massimo Gramellini, la Ruspa e la... Uh, brioche questo scontro tra l'italia uh, e, e la ruspa che identifica evidentemente Salvini e la brioche del presidente francese transalpino Macron la repubblica il vertice di Singapore uh, questa è l'apertura Trump e Kim cosa manca per la pace Vera, vediamo Federico Rampini 13 secondi di stretta di mano, siglano il vertice più improbabile della storia. Presidente Kim è un onore. Insieme avremo un successo formidabile. Presidente Trump, abbiamo superato scetticismo e speculazioni su questo summit e un buon preludio per la pace. Queste sono le formule con cui si sono salutati. Due uomini che vedete girati di spalle: Kim Jong-un e Donald Trump. Invece a centropagina troviamo la Francia all'attacco di Salvini, Macron, Italia cinica sui migranti, critiche di Germania e Spagna, Conte a rischio il vertice all'Eliseo via al mini condono fiscale triplo, eh, triplo ruolo di Di Maio, proteste nei 5 Stelle, nominati 6 vice e 39 sottosegretari. E poi l'inchiesta sui fondi padani, irrogatoria dei PM. I 3 milioni sospetti dal Lussemburgo che riguarderebbero insomma, i fondi del Carroccio. Mm, cambiamo il quotidiano, andiamo sul fatto quotidiano che apre proprio con questa notizia. Lega quei 3 milioni dal Lussemburgo nel mirino dei PM. Banca Italia segnala un movimento anomalo e la Procura di Genova avvia la rogatoria. Caccia al tesoro del carroccio Salvini intanto piazza due imputati e il condannato Siri telecomunicazioni e servizi ai 5 stelle nominati 6 viceministri e 39 sottosegretari che giureranno oggi alle 13 a palazzo Chigi l'analisi di Marco Travaglio che dice ora siate seri uh, Aquarius Francia e Spagna contro l'Italia senti chi parla la nave fa rotta verso Valencia assieme a Marina e Guardia costiera intesa usa nord corea la storica stretta di mano pace atomica Kim Trump Andiamo sul messaggero migranti l'insulto della Francia Macron Italia cinica e vomitevole l'ira di Conte non accettiamo esempi ipocriti a rischio il vertice di venerdì il messo tedesco con Roma e la UE triplica il budget, diritto e diritti di spalla di Carlo Nordio, la lezione che nessuno può dare al nostro paese. Eh, anche qui Kim e Trump, stop al nucleare, la stretta di mano è già nella storia. E poi si parte dalle pensioni di cittadinanza e sui conti, sfida alla UE, vertice a Palazzo Chigi, priorità alla previdenza, ricorso al deficit per evitare... Gli aumenti dell'IVA. Andiamo sul libero che definisce questa, che si sta, che si è aperta da qualche giorno una vera e propria battaglia navale. Divampa la polemica sulla strategia di Salvini. Intanto, un piroscafo italiano con quasi mille profughi. Arriva a Catania e siamo obbligati ad aprire il porto, chi autorizza la nostra marina a raccattare i naufraghi e un nodo che va sciolto subito sarà un disastro. Volano schiaffi tra Italia e Francia, Macron, governo cinico e vomitevole e noi, inteso come Italia, rispondiamo siete degli ipocriti. E poi questa doppia foto eh, con eh, l'analisi di Filippo Facci che dice perché Conte non conta. E dall'altra parte Savona vuota il sacco eh, sull'euro. Eh, peraltro ha speso anche parole, eh, elogi per la moneta unica, eh, Di Maio Salva, team con i soldi dei pensionati ammortizzatori a 30.000 lavoratori. Telecom paga l'Inps e le capacità di Gigino si legge, si misureranno adesso con la questione il va di Taranto produrre più acciaio o chiudere tutto, questo è l'interrogativo. Il mattino eh, di Napoli, migranti UE allo sbando, la Francia attacca l'Italia, Macron siete cinici e vomitevoli, conte no a lezioni ipocrite, vertice di Parigi in bilico. Ma c'è un piano B per rivedere gli eventuali accordi. Il manifesto con questa foto doppia, cinico ovviamente riferito a Matteo Salvini e Baro riferito al presidente francese Macron, la chiusura dei porti italiani. Leggiamo eh, all'acquario, si infiamma lo scontro sulla pelle dei migranti. Macron dimentica la sua linea, Dure attacca il cinismo di Salvini. Fazzo Chigi minaccia lo stop al vertice di Parigi. La nave verso la, Sfa, la Spagna, naufragio al largo della Libia. 12 morti in alto la pace definita mediatica di Kim e Trump, eh, ex testate calde e la Pax asiatica evidentemente come leggiamo da Simone Pierani, eh, potrebbe avvantaggiare più di tutti la eh, Cina. Il Sole 24 ore la risoluzione sul def stop IVA e rispettare gli impegni UE 2019 e poi per i bot. Eh, buoni ordinari del tesoro, tutto esaurito, ma il tasso vola 91 punti base. Il rialzo sperimentato nel giro di un mese dai rendimenti dei bot con scadenza un anno. Anche qui la pace tra eh, la stretta di mano tra Kim e Trump, ma il vero vincitore è il cinese. Si e poi Toninelli, Brennero, tunnel strategico, il neo ministro. Vediamo il Brennero, lunghezza di 55 km, costo di 8,3 miliardi. Il completamento sarà nel 2027, almeno la previsione. Il giornale, vomitevoli, cinici e poveretti. Mezza Europa ci dichiara guerra, Francia e Spagna insultano l'Italia. Conte no ha lezioni ipocrite, Salvini tiene duro e la sinistra lo porta in tribunale, e poi il delicato risico delle deleghe che vede Di Maio che si prende. Mediaset, Berlusconi irritato con la eh, Lega. Eh, Questo, ovviamente, è una partita che riguarda soprattutto vice ministri e sottosegretari in basso. Esplosione in diretta, la RAI va in blackout, TG1 dell'E20 interrotto, panico a Saxarubra, colpa però di un ripetitore. La verità, Macron guida gli sciacalli d'Europa, senti chi parla, la Francia si definisce vomitevole l'atteggiamento dell'Italia con l'Aquarius, la Spagna minaccia sanzioni, sono i paesi che fanno morire donne incinte e sparano sui migranti, ma il PD... Sta con loro in alto a proposito di Partito Democratico negli USA con jet privato di lusso. Chi paga 150 mila euro per Renzi? Questa è la domanda che si pone il quotidiano diretto da Maurizio eh, Belpietro. La stampa Aquarius, la crisi divide l'Europa, Lite-Italia-Francia, vertice in bilico. Salvini, studiamo con Berlino come proteggere le frontiere. L'ipotesi. Campi profughi nel Nord Africa, eh, i rapporti con l'Unione. Il sovranismo genera i conflitti, scrive Gian Enrico Rusconi. Trump, Kim, la, una stretta di mano per la storia e ecco quei rischi, però, sul cammino della pace. In basso a Padova. La difesa della mamma che ha picchiato la prof, lei mi ha provocato, non so cosa sia successo, ho visto mio figlio piangere, ho perso la calma, la docente mi ha sfidato con lo sguardo e io ho reagito, ho sbagliato, chiedo scusa a parlare. Eh, è la mamma che ha aggredito la prof d'inglese di, del figlio spedendola al pronto soccorso. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi, partendo da mh, Gazzetta dello Sport, l'apertura è dedicata al Milan. E Milan lì ha trovati, eh, ovviamente giocando sul nome del proprietario del Milan, lì, Yong-Gong, pronti i 32 milioni, è fatta per il nuovo socio, Yong-Gong paga, spiragli per l'Europa e riparte il eh, mercato, svolta rossonera, il presidente verserà anche l'ultima rata. Elliott verrà rimbossato e uscirà. Il DS Mirabelli assicura, Donnarum, teniamo i big, Donna Rum è un patrimonio, rimane qui e ritorna il nome di Morata. In alto sarà un Mondiale Real da Madrid, un annuncio shock al CT della Spagna, Lopeteghi, il dopo Zidane. Finirà il campionato del mondo, Lopeteghi, nella guida della Spagna e poi si siederà sulla panchina del Real Madrid. Insomma, Mm, non gli è andata proprio male, beato lui verrebbe, verrebbe da dire. A centro pagina, Ninja Inter, intesa con Nai e prima offerta alla Roma, 22 milioni e un giovane, di spalla le strategie della Juventus, Juve, Golovin, Marotta apre e ci serve uno come Cancelo, dice. Tanto Torreira e Dell'Arsena, l'ex centrocampista del Pescara, alla Sampdoria, vanno 30 milioni di euro. E a proposito della Gazzetta dello Sport, entriamo anche all'interno, vediamo eh, proprio sulle questioni che riguardano il Milan, il rilancio. Di Mister Lee pagherà l'ultima rata, pronti 32 milioni, per il socio è fatta, Ha trovato un nuovo partner in arrivo entro fine mese. Arma in più in chiave UEFA, Elliot rimborsato, ovviamente uscirà in basso l'intervento dell'amministratore delegato Rossonero Fassone. Milano pronta ad avere il doppio stadio, eh, riparte il mercato ovviamente con questa notizia, Mirabelli assicura, teniamo i big e... Torna il nome di Morata, il DS Silva Falcao, improbabile, Donna Donnarumma patrimonio, resta. Cambiamo pagina, inter raja c'è l'offerta, intesa con Nainggolan, primo squillo alla Roma, 22 milioni e un giovane. Ma per il club giallorosso la cifra è bassa. La trattativa è partita, il belga stimolato da Spalletti e dal ritorno nerazzurro in Champions. E dall'altra parte Diego ci scherza su, è bello e bravo, Chiesa rimane qui, ovviamente parla Diego della Valle, Inter pronta a sfondare i 70 milioni tra cash e giocatori per il ventenne Viola Antonioni, Federico è parte del progetto, vogliamo una squadra da Europa. Gioia Di Bala andiamo in casa Juventus, è il volto più bello della Juve, firma per lo sponsor tecnico, è l'ideale per il merchandising e a proposito di Juventus le mosse di Marotta, Golovin, ma solo al prezzo giusto, la D ammette più di un'ipotesi, il Sesca spara alto e la Juve deve sfoltire in mezzo eh, la Roma, roma Klivert è già un re che entusiasmo fra i tifosi, tra visite mediche e giro a Trigoria, quanta gente ad accoglierlo, Già ne ha fermato fino al eh, 2023 con un ingaggio importante, davvero big del calcio eh, eh, italiano. Capitano Insigne, siamo a Napoli, pronto a guidare il nuovo Napoli, già in nazionale, Mancini gli ha dato la fascia e se parte è Amsic. è l'italiano... Più eh, valutato, come vedete, sul mercato. Eh, andiamo alle pagine che riguardano ovviamente il mondiale. Ecco qua eh, lo potete vedere. CR7 messi, sfida finale da più di dieci anni. Loro due sono il calcio, ma non ai eh, mondiali. Eh, e poi dall'altra dall parte ci sono ovviamente cioè il tabellone si parte domani alle 16 con la sfida tra Russia e Arabia Saudita fino alla finale che sarà il 15 luglio alle ore 15 a Mosca, lo stadio olimpico Lusnicchi. Eh, andiamo adesso su altri quotidiani sportivi, ovviamente andiamo su Corriere dello Sport, Marotta Spoglia Maurito. I cardi da noi sono una fantasia, i go sono tutti incedibili se non arrivano offerte interessanti e Golovin è più di un'ipotesi. In alto Lopeteghi al Real Madrid, Sarri vede Londra, Perez annuncia il nuovo tecnico il City della Spagna, vertice al Chelsea per l'ex Napoli. Eh, di spalla Roma divisa tra Cliver e Terraja. E poi Fischer Gap vuole il Milan eh, in basso, eh, l'analisi di Ivan Zazzaroni. Neo direttore del Corriere dello Sport, abbiamo un sogno nel cuore, ragazzi. Usate il cervello, ovviamente. Si riferisce ai cori beceri dei giocatori delle giovanili della Juventus contro Napoli. Sarebbe un auspicio l'utilizzo della materia grigia. In, ogni, in certi casi, eh, tutto sport arrivano Cancelo e Golovin per la Juventus, anche Marotta. si... Sì. Sbilancia in alto, asse inter sassuolo, Politano più Duncan, Milan, anche Elliott, all'udienza del UEFA. Queste le notizie, queste le prime pagine del, con cui chiudiamo la prima parte di mattina 6, previsioni del meteo, pubblicità e poi rientriamo ed entreremo all'interno dei quotidiani di casa nostra. Rientriamo, seconda parte di mattino 6, come promesso, entriamo all'interno dei quotidiani ripartendo con il centro, eh, la pagina Abruzzo, salve le indennità dei medici di guardia, consiglio regionale, le tre decisioni, via libera, la doppia preferenza di genere, 700 mila euro per gli agricoltori. In basso eh, ribatte il Movimento 5 Stelle, sciacallaggio politico, continuità assistenziale, per i 5 Stelle la norma rischia di essere impugnata. Eh, cambiamo pagina, andiamo a pagina 12. Clandestini 873 mila euro per le cure. La delibera della Giunta d'Alfonso, Regione Solidale, stanzia fondi per l'assistenza sanitaria agli immigrati fuori legge, ma chiede il conto al ministro eh, Grillo. In alto, rimborsopoli d'Abruzzo: non ci fu reato, dopo 8 anni il giudice di Roma assolve con formula piena l'ex presidente Chiodi, Gatti e Castiglione. In basso ospedali, chiesto lo stop a Italia, il PD d'Alessandro e Pezzopane scarica il caso sul nuovo governo. Siamo alla pagina di Pescara, bocciato il progetto del comune Riviera senza auto, no dei balneatori, servono parcheggi sotterranei, 40 titolari di stabilimento. Preparano una petizione contro la pedonalizzazione nei weekend. Ieri riunione al Bagno Trieste, le spiagge sono vuote, senza traffico. Rischiamo di chiudere le attività. In basso, simulato atterraggio d'emergenza in mare, esercitazione della Guardia Costiera a largo per soccorrere eh, i 16 passeggeri a bordo di un velivolo. Pagina 15, siamo sempre a Pescara, il caffè Venezia chiuso per sfratto. Polizia e ufficiali giudiziari nello storico locale in centro. Il titolare delle mura non mi pagano l'affitto da anni. Via Regina Margherita, il eh, caso eh, che vedete anche in eh, foto. Degrado a non finire sotto i portici, puzza e topi. E intanto. La curiosità tra gli ombrelloni spunta, la vedete, una capretta eh, che si vede in questa foto molto particolare. A pagina 17. Siamo sempre a pescare e torniamo sul caso dei bimbi intossicati. Mens, portati via i documenti dell'appalto. Forestale in comune, preleva gli atti della gara l'offerta della ditta ipotizzato il reato di frode nelle pubbliche forniture in via Rubicone, ambulatori Lilt aperti domani, visite e consulenze gratuite e in basso il sangue, eh, questa è una bella notizia, i giovani donano di più, aumento del 12% nella fascia, eh, fascia 18-25 anni grazie a Fidas, eh, Croce Rossa e Avis domani la giornata nazionale. Il progetto Rifiuti e Assunzioni in arrivo nella nuova super società entro settembre il via libera alla fusione di ambiente con attiva e l'Inda SPA. Papa aumenteremo l'organico. Domani il convegno al Museo delle Genti. Sotto eh, vediamo la protesta dei dipendenti sosti, siamo senza stipendio da mesi, in difficoltà i lavoratori del eh, discount. Scendiamo ancora, lavori in ritardo, riviera nel caos, polemica sui cantieri, gli interventi e gli eventi dell'estate. Il centrodestra troppe le scelte sbagliate di sindaco e assessore. Sempre a pescare, il matrimonio è annullato. Rivuole gli assegni dalla ex. Respinto il ricorso di un marito che chiedeva 139.000 euro del mantenimento dopo la separazione e lo scioglimento del vincolo da parte della Chiesa. Accanto, anziana rapinata, l'arrestato si scusa e dice: Sono amareggiato, quantomeno una presa di coscienza. Eh, rotazione di parroci, missione in Albania per Don Di Lullo, avvicinamenti da settembre, Don Iezia Montesilvano, Don Soccio la guida di San Gabriele, dell'addolorata tribunale. Partiti i lavori per rimuovere le lastre, una parte del materiale venduta a due eh, privati in basso, la Mare Monti. Vira su Città Sant'Angelo, vertice tra D'Alfonso e i Sindaci vestiti sul nuovo progetto. La strada non lambirà più la riserva di penne. Siamo a Montesilvano. Paura in via Deledda. Madre e figlia eh, aggredite dal loro pitbull. Le due sono state morse al seno e alla mano e medicate in ospedale. L'associazione Cuore nazionale sollecita dei controlli. Per la cronaca a centropagina ruba. In un bar acciuffato con il bottino, i carabinieri indagano su un 22enne di Avezzano. Potrebbe aver commesso altri furti. Eh, C'è cioè un appello ai cittadini. In basso, Protezione Civile: tre giorni di lezioni gratuite. Comune e gruppo volontari di Montesilvano organizzano dal 15 al 17 giugno un corso intensivo. A Città Sant'Angelo ospitare i migranti nel centro per minori in stato di abbandono, proposta del presidente dell'ASP Recubini per aprire uno SPRAR o un eh, CAS e utilizzare i fondi eh, nazionali. E poi per la cronaca investita dallo scooter donna in ospedale Marina di Città Sant'Angelo, l'incidente mentre la 54enne attraversava la strada ferito anche un... 18enne e poi in basso Limu, verifica a portata di clic. Dopo la TARI, anche l'imposta sugli immobili si può calcolare sul, dal sito del comune di Montesilvano. Siamo a Francavilla. A rischio la navetta Francavilla Pescare, il capoluogo non vuol più partecipare alle spese per il servizio notturno. Torno al sicuro, le reazioni. Subito si chiede il ripristino. E poi, dopo il voto a Cepagati, al sindaco Gino Cantò gli auguri degli eh, sconfitti. In basso, Santa Maria Maggiore, cambia parroco, Francavilla, Don Rocco a San Valentino, arriva Monsignor Michele Masciarelli. La tragedia nella notte a Tocco, Caterina muore a 25 anni, gravi i tre amici, la ragazza viaggiava sull'Alfa guidata dall'amico, risultato positivo all'alcol test, l'auto si è schiantata contro un muro eh, a centropagina, mia figlia è viva via il lenzuolo, il padre è disperato davanti all'auto distrutta, in paese lutto cittadino oggi i funerali. In basso, eh, a penne e cannabis coltivate in casa denunciati, badante il suo convivente scoperti dai carabinieri sequestrate sette piante, prima di passare a Chieti, vediamo il eh, messaggero. Andiamo sul Messaggero. Eh, partiamo dalla pagina che riguarda la nostra, eh, la regione Abruzzo e i riflessi regionali del voto per PD e Forza Italia segnali di ripresa. La chance ballottaggio, la Lega ha dichiarato di non chiedere sostegno del Movimento 5 Stelle, l'ottimismo di Nazario Pagano soddisfatto dei dati di coalizione eh, in basso sisma no al declassamento di 800 ospedalieri e poi in Regione manca il numero legale addio interventi anti-roghi. A Pescara, bimbi intossicati, appalto nel mirino. Blitz e carabinieri forestali in comune. Acquisito il contratto con Cirfood e Bioristoro. Sotto esame il rispetto delle clausole. I PM in cerca di prove sulla eh, responsabilità del Campylobacter. Sarà l'Istituto Superiore della Sanità cercare il nesso con gli alimenti. Il servizio, le, si legge in alto fu aggiudicato alle due aziende grazie a un ribasso d'asta del 16% in ballo una commessa da 17 milioni di euro e poi i cambiamenti nelle parrocchie cambia tutto via al maxi avvicendamento un risico in tonaca eh, scendiamo politica e veleni Traditori, scritta sul ponte contro i giovani democratici, e poi l'erba della Badante, piante di canapa in casa dell'anziano, due denunciati. Anche qui troviamo il caso del Caffè Venezia, sipario definitivo con l'esecuzione del secondo sfratto. La nuova Pescara nasce sui rifiuti. Entro giugno l'adesione di 40 comuni ad ambiente. Papa è un accordo storico. Eh, e poi la festa bagnata di disagi e cantieri, il centrodestra accusa notte flop, la verità dei commercianti. E anche qui torniamo sulla tragedia di Tocco. Schianto nella notte muore una ragazza, Caterina Pettinella. 26 anni di Tocco uh, Casauria, vittima dell'incidente in cui altri tre giovani sono rimasti feriti in ospedale con gravi lesioni. Il conducente dell'Alfa dell Romeo, Lelio Lattanzio, una coppia di sposi, figli di emigrati in Australia. Una scena d'inferno davanti agli occhi. Dei residenti, un mix di velocità e alcol alla base della tragedia. Era bella e sorridente. Oggi, i funerali, il lutto cittadino in paese per la fine drammatica di eh, Caterina Pettinella. Andiamo all'Aquila: le nuove scommesse dell'Ateneo Big Data e scienziati mh, del Meteo. Presentata la prossima offerta didattica, ci sono alcuni corsi di laurea eh, innovativi. Gli studenti iscritti a quota 18.800 al Malaurea certifica un gradimento alto eh, per il riconoscimento per donanza eh, UNESCO biondi a Roma incontro con Bernabé sono ottimista in basso per la cronaca accoltellato fuori dal locale la polizia caccia dell'autore questa è la movida Turbolenta, siamo sempre all'Aquila, ex politico picchiato, bromo a processo, l'imprenditore lamentava un mancato pagamento, ha aggredito anche la moglie. Forte spagnolo, sempre all'Aquila, terminato il primo lotto, entro un mese sarà completato il restauro della zona eh, sud-est per il Duomo, svelati i segreti della tela di Copertura. In basso, sanità, stati generali in città. Presto la visita anche del Premier Conte. La ricostruzione è pubblica e lenta per due talloni d'Achille. Questo è il eh, commento di Antonio Gasbarrini. Siamo nella piana del Fucino. Parte il. Progetto irriguo dei record, più di 100 km di tubi governati da un mega impianto di sollevamento delle acque Borgo 8000 al centro della piana. Il 7 giugno l'autorità di distretto ha ufficialmente consegnato il primo stralcio al Dipartimento Opere Pubbliche della Regione. Ad Avezzano invece ecco la biblioteca cittadina intitolata Nicola Irti, in basso. Uh, istituto, siamo a Sulmona, Denino Morandi, resta ancora la speranza, l'assemblea convocata dal Comitato è servita a dare qualche risposta, almeno qualche prospettiva. Siamo a Chieti, scatta la rivoluzione dei parroci, tutte le nomine decise da Forte, l'arcivescovo ha ascoltato molto prima di prendere queste decisioni, Don Angelo Masciarelli va in pensione dopo 61 anni, cambio ai 12 Apostoli Università, la clinica oftalmologica tra i centri di eccellenza. In basso Miron incassa un nuovo stop, eh, i permessi edilizi vanno annullati, ieri pronuncia il Comitato via, soddisfatti commercianti, ambientalisti e politici. Siamo a Lanciano, la lite stradale finisce a sprangate e dopo lo speronamento e gli insulti volano botte e mazzate, in due all'ospedale Renzetti con prognosi di 10 giorni. Fenomeno in aumento, dice la polizia, che ha moltiplicato gli interventi. Lo psichiatra, il caldo, amplifica le crisi di nervi. San Salvo alla Pilkington, investimenti e operai formati in Polonia. E la tragedia oggi... L'autopsia sulle due vittime, lutto a tollo. In basso, mastro giurato, le selezioni per le otto dame di quartiere e a cupello, discarica, fuoco domato, esclusa la nube tossica. Siamo a Teramo, i poli a caccia del tesoretto di voti di Cavallari, Covelli e di Dalmazio. Morra ora punta ad allargare il consenso, Dalberto andare oltre al modello Teramo, monta la polemica sul ricalcolo delle preferenze ad alcuni candidati eh, e al Mazzini invece tecnici domani in sciopero in ospedale. Solo le urgenze. In basso la ASL nell'acqua del rubinetto, nafta e toluene, la verità su cosa hanno bevuto gli abitanti di Casemolino e che ha causato malori e ricoveri. Nuovo look alla stazione con i militari, via i lavori di ristrutturazione, eh, siamo a Giulianova, eh, alla, ai lavori di ristrutturazione alla facciata con illuminazione a LED. Ascensori vicini ai sottopassi e parcheggio da 80 posti auto. Previsti controlli più intensi dei carabinieri giunti da Roma della compagnia di intervento operativo del reggimento Lazio. Eh, la querel, rischio sanitario, poi il cattivo odore e allarme in spiaggia per Feder Balneari. E eh, ad Alba Adriatica, dove è un altro luogo dove si è votato Alba premia le donne, sono 8 in Consiglio Comunale. Torniamo sul centro a Chieti: sì, alla settimana mozartiana, ma con concerti al risparmio. Il Comune conferma la manifestazione, nonostante il buco nei conti, si terrà dal 9 al 15 luglio. Ma è giallo sulla direzione artistica, la Giunta sceglie Pellegrino, ma lui prende tempo. Fondi in ritardo, la Turandot resta sospesa, non arrivano i contributi della regione e il Marrucino ferma la programmazione del bicentenario. In basso la tela di Cristo morto torna a San Giustino, cerimonia in cattedrale a Chieti per la fine delle operazioni di restauro e l'arcivescovo Bruno Forte ringrazia i volontari. Il comitato via, anche qui ritroviamo dallo stop al centro Miro, la regione blocca il nuovo insediamento commerciale, i permessi edilizi non sono più validi e i comuni devono ritirarli. E poi le nomine pastorali, ecco i nuovi parroci scelti dal Vescovo e c'è un po' il riassunto con tutti i nomi. La doppia tragedia sulla Canosa Tollo, mamma o fame, arrivo poi lo schianto, il 19enne romeno. Travolto sulla moto, tornava a casa per mangiare qualcosa. Oggi le due autopsie, domani i funerali di Polidori. E poi a San Vito Chietino: stoppa i parcheggi alla foce del feltrino, divieto di sosta. Dopo i controlli della finanza, il sindaco L'area è demaniale serve una sanatoria. A Teramo verso il ballottaggio, Morra. Mai più nove assessori. Cambiamento visibile sui nomi. Il candidato del centrodestra avverte: eletti alleati. Se mi chiedono qualcosa, magari faccio il contrario. Racconterei balle. Se annunciassi un rinnovamento totale, ora bisogna lavorare. E arrivare in fondo, in basso, d'Alberto, se vincono loro tutto uguale, l'aspirante sindaco di Civici e PD sono gli stessi dell'amministrazione decaduta, noi dice siamo il nuovo. Cultura e ambiente, torna a Montorio la vetrina del parco, l'evento organizzato per la valorizzazione del territorio, il fine settimana previste mostre, concerti e spettacoli. In basso per l'ortopedia, il favorito viene da Ascoli, il concorso è svolto ieri. Lunedì tocca a chirurgia vascolare e mercoledì a cardiochirurgia. Siamo a Silvia, anche qui il voto. Comignani intese sui programmi, ma senza fare apparentamenti, il candidato del centro-destra Scordella. L'obiettivo è governare la città. Eh, l'obiettivo di governare la città sta per essere raggiunto Astolfi, Movimento 5 Stelle, Del Vecchio liste civiche lasciano liberi gli elettori su chi votare al eh, ballottaggio e poi invece ad Atri un posto in giunta per l'ex sindaco il neoletto Ferretti sarebbe intenzionato a nominare Astolfi insieme all'assessore Felicione andiamo a Roseto adesso, non agli anziani a Villa Clemente non piace il progetto dell'Invimit, il comune di Roseto vuole trasformare lo storico edificio in un polo culturale con annesso eh, teatro. Eh, e poi sempre a Roseto i residenti niente più mercati in via Pineta, il divieto di transito di sera causerebbe ingorghi e i furgoni intralciano l'accesso all'area verde. All'Aquila, maxi il risarcimento a Capistrello. Sangue infetto al neonato paga lo Stato, condannato a versare un milione ai familiari della vittima. Vita segnata dalla malattia e scomparsa a 31 anni. Ad Avezzano, addio alla donna che insegnava a sorridere. Milena Bruni, 46 anni, aveva lavorato nelle scuole della provincia sempre solare e precisa. In basso il Ramadan. Dei mille musulmani aquilani, la, la preghiera del capannone industriale, il presidente del centro islamico Moschea, prevista dalla legge. I numeri dell'Ateneo aumentano corsi e offerta formativa. La rettrice Inverardi. Oltre il 90% degli studenti dà una valutazione positiva alla preparazione e molti trovano subito eh, lavoro. Movida violenta sul Mona, più controlli, lo scorso weekend la polizia ha identificato 23 persone, un giovane segnalato alla prefettura. Siamo per arrivare, come vedete, allo sport e allora andiamo in provincia di Teramo per vedere gli apparentamenti eh, d'Alberto, spalle al muro per gli accordi al ballottaggio, Morra sente invece di avere il coltello dalla parte del manico. E non ha bisogno di apparentarsi o di accordarsi, istante il vantaggio del primo turno. Casa Dem, PD punta al ballottaggio con l'effetto D'Alberto. Il partito raccoglie meno della metà dei voti del 2014, ma potrebbe avere otto consiglieri. Dall'altra parte, Forza Italia è oltre, forti del risultato ottenuto, ovviamente, al primo turno. Questo è il riassunto, un po anche qui la, la, la pagina speciale con le preferenze sui eh, candidati, siamo a Teramo ma per la cronaca carbonizzato sulla Teramo Mare, tutti assolti, nessun eh? responsabile per l'incidente stradale costato la vita ad un 26enne camionista eh, calabrese. Ancora cronaca, massacrate di botte dai compagni Corropoli e Castellalto a processo due uomini che hanno reso un inferno la vita familiare. Di spalla scioperano i tecnici del laboratorio analisi della ASL. Provincia Facciolini prende la guida di Montorio. Ieri pomeriggio la proclamazione del nuovo sindaco che non si sbilancia sui nomi degli Assessori, anche se vediamo qui il, come sarà composto il consiglio comunale, eh, proprio della eh, cittadina in provincia di Teramo. Tutti insieme per rilanciare i prati di tivo. Dall'incontro tra Di Sabatino e Berardini, la necessità di aprire un tavolo allargato a tutti gli enti coinvolti. Novità e ritorni nel Consiglio di Albadriati che invece assise civica nel segno del rinnovamento. Metà dei consiglieri alla prima esperienza amministrativa. Eh, post voto invece siamo a Nereto. Laurenzi non perde tempo. Subito al lavoro. Per Nereto anche qui c'è il consiglio eh, comunale di Nereto. Poi a Giulianova la tassa di soggiorno è una zavorra. Gli operatori giuliesi eh, denunciano le tantissime difficoltà burocratiche. Intanto la Giunta Comunale preleva dal fondo di riserva 23.000 euro per l'estate eh, giugliese. E poi petizione contro i bagordi di Piazza Dante. Siamo a Roseto: qui residenti esasperati senza controlli. Arriveremo a provvedere eh, da eh, soli. Andiamo adesso sì, nelle pagine dello sport, ecco qua l'apertura è dedicata al calcio a 5. Ora puntiamo all'Europa e ci teniamo stretti: Perez. A questa pone campione d'Italia, il presidente Barbarossa, tricolore dedicato alla famiglia, in particolare a mio nonno, l'allenatore. Avanti con lui per una squadra forte anche in Champions. E nella foto, come vedete. Eh, eh, Nando Barbarossa con Murillo, il capitano dell'acqua e sapone, con il trofeo, con il trofeo anche il tecnico Perez, Cuzzolino sarà il primo rinforzo nel mirino. Anche il Tolra del Barcellona. E poi siamo invece al calcio a 11. E ovviamente partiamo dal pescare. Il pescare incontra la Roma per Macin. Vertice con i giallorossi per il riscatto del centrocampista, si punta al ritorno di Capone dall'Atalanta. L'ex Torreira ceduto dalla Sampdoria all'Arsenal. E il Delfino eh, proprio in virtù di questa cessione incasserà un milione di euro. Siamo in casa Teramo, Teramo-Parma, prove di collaborazione, incontro tra il DG Capaldi e il DS degli Emiliani, Faggiano in alto, Cosenza-Siena, oggi riunione del GOS su biglietti e ordine pubblico, sabato la finale playoff. Per la Serie B si giocherà proprio allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. In basso, colpa d'effetto di Gianluca Ius, vuole Bruno Conti all'Aquila. Avezzano su Di Paolo e Pavan, Real Giulianova. Il presidente Bartolini incontra l'intermediario Ivan Costantini. E poi la Marcord fiaschi. Questo calcio non mi diverte, ma il Chieti risorgerà. L'ex Nero Verde degli anni Ottanta, tra passato e presente, ai miei tempi c'era un maggiore senso di appartenenza e in basso a Torre dei Passeri un torneo con Roma e Inter al via il quadrangolare giovanissimi partecipano anche Torre Calcio e Curi Pescara. Andiamo sulle colonne del messaggero, ecco qua eh, lo Sport, Pillon, e ripeto, hanno già firmato presidente del Pescara Sebastiani proprio nei nostri studi lunedì sera ha spiazzato tutti, anche per l'iscrizione nessun problema, stiamo trattando per la società, i ragazzi hanno già sottoscritto i rispettivi rinnovi, come vedete nell'attacco il presidente Daniele Sebastiani intervenendo nel salotto di replay su TV6 ha spiazzato tutti, Pillone e Repetto avrebbero già firmato i rinnovi per la prossima stagione, anche se non c'è stato finora alcun annuncio eh, ufficiale. Poi si parla anche delle parole del Presidente sull'eventuale trattativa per la cessione della società. Eh, Bruno Conti, lavoriamo per fare grande l'Aquila. Il campione del mondo ha incontrato Jus e Gulluni nel centro sportivo di Trigoria. E in basso... Il Teramo, siamo in Serie C. Sogna il Baby Pissardo dall'Inter. I in nerazzurri non iscriveranno una squadra B. La società verso il vertice con eh, Candeloro. Dall'altra parte ovviamente si torna sull'impresa dell'acqua e sapone, un miracolo sportivo tutto abruzzese, dopo lo squetto la famiglia Barbarossa si prepara al debutto in Champions League, il sorteggio avverrà il prossimo 5 luglio a Nyon, doblete dopo il trionfo eh, in Coppa. Pa, eh, altre questioni che riguardano il calcio, siamo in casa Real Giulianova, Bartolini conferma, pronto ad iscrivere subito il Real, passi avanti il vertice con Costantini sul futuro del eh, Giulianova calcio in basso. Per il basket Roseto D'Arcangeli, il nuovo coach, dice ho oh, la pelle doca. Per il volley eh, Sieco... Preso Marx, il tedesco, per puntare in alto, Christophe Marx. Con questa notizia noi chiudiamo questo appuntamento con Mattino 6, che ovviamente torna domani, puntuale alle ore 8. Io vi ricordo l'appuntamento invece con le eh, tradizioni del nostro telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23, con tutte le notizie della nostra regione. È tutto, buona giornata.